Ha fatto, ahimè, sorridere così come notizia di colore una gara amatoriale in Spagna. 182 partenti, 130 che si ritirano prima dell'arrivo perché sono andati al traguardo. È giunta voce, sono presenti i controlli antidoping. È passata invece un po' sotto silenzio la non negatività, non puoi dire positività fino a verdetto definitivo, dell'autoproclamato re delle Gran Fondo Nostrane, trovato non negativo appunto. Ha una sostanza dopante in occasione del Memorial Pantani. Le notizie, anzi, sono di questi giorni, eppure io che sono un po' più vecchietto ricordo, per esempio, 8 anni fa il clamore che fecero i controlli nell'occasione della Gran Fondo di Roma, delle Tre Balli Varesine e anche altri in anni precedenti, quindi il fenomeno non è nuovo. Il doping amatoriale esiste da anni. E malgrado tutti i proclami, non è stato debellato. E allora viene da chiedersi: c'è effettivamente la volontà di sradicare il fenomeno, di combatterlo per davvero? Sono tanti anni che il doping è presente a livello amatoriale, eppure, malgrado i proclami, la situazione odierna è esattamente quella di tanti anni fa e perdura. I ciclisti hanno indubbiamente le loro colpe. Si è visto che i regolamenti sono insufficienti, i controlli sporadici pure, e allora servono decisioni drastiche. Squalifica a vita non sarebbe male. Controlli obbligatori almeno per i 20, 50, 100 della classifica, ovviamente i primi. Certo, questo sarebbe un costo, ma un piccolo aumento della tassa di iscrizione per coprire i costi dei controlli obbligatori e poi magari una liberatoria prima della partenza, per cui si autorizza per esempio il pagamento da parte di chi è stato trovato positivo del costo degli esami, un po' quello che avviene come forma di cauzione in parecchie strutture ricettive, dice sì, mi autorizzi a prendermi i soldi dalla tua carta di credito e questo non graverebbe in questo modo sui ciclisti onesti. Si potrebbe intervenire anche dal lato organizzatori. Molte società che organizzano sono società senza scopo di lucro, eppure beh, si lucra su parecchie gran fondo. Ora, tutti quei soldi bastano, servono solo ed esclusivamente a coprire le spese di gestione e di organizzazione della gara o c'è un attivo? Perché dico questo? Perché ovviamente nel momento in cui noi adottiamo regole stringenti contro i ciclisti amatoriali che si dopano e questi vedono però che a quella gara, beh, poco da fare, sono beccati, non partono. Cala il numero di partenti, possono calare gli introiti, a pensar male si fa peccato, però, come diceva il nodo politico, ci si azzecca sempre. Vedete, i ciclisti, lo dico sempre, non sono migliori degli altri solo perché vanno in bicicletta, a volte sono più magri, a volte nemmeno quelle, come il mio caso. Nel nostro mondo a pedali abbiamo vizi e virtù, uguali al mondo più vasto che ci circonda. E allora star qui adesso a interrogarsi, a scandalizzarsi e a emettere proclami contro il doping, ormai quando è assodato che il fenomeno è diffuso e soprattutto costante, perde senso. C'è però anche il fatto che ormai anche le gran fondo hanno perso senso, almeno così come sono strutturate, sono capaci solo di allontanare i ciclisti onesti che hanno voglia di pedalare. Si potrebbe pensare, per esempio, anche a modificare completamente la formula di gara, eliminando del tutto la classifica. Dice allora che partecipo a fare se non c'è una classifica? Beh, perché questo è ciclismo amatoriale, il gusto di pedalare in compagnia, di mettersi alla prova, ma di mettere alla prova se stessi lungo il percorso. Perché ricordate che l'unico ciclista da battere siamo sempre noi, mai l'avversario. Sta di fatto che ormai, come ho detto, questa formula è perdente ed è il declino del ciclismo amatoriale. Si potrebbe prendere a prestito, per esempio, quello che vediamo in eventi gravel, solo alcuni tratti cronometrati per chi ha velleità agonistiche e vuole comunque il conforto del cronometro, lasciando poi che a vincere sia la voglia di pedalare insieme.
Tutto questo può bastare per eliminare completamente il fenomeno del doping? No, io non ho soluzioni valide, io sono semplicemente il cronista di questo mondo, però qualcosa sicuramente si potrebbe fare, ma soprattutto qualcosa si deve fare, perché come vi ho detto prima, ormai la credibilità, ma già da anni, è compromessa. Allontana sempre più i giovani da questo sport ed è ovviamente il male peggiore, perché se non abbiamo nuove leve, non abbiamo quel ricambio generazionale necessario poi per il passaggio alle categorie superiori. Insomma, le Granfondo dovrebbero essere palestra di vita e di sport e soprattutto di sani valori. Non tutte le Granfondi ovviamente sono afflitte da questo problema, però beh, c'è poco da fare, inutile essere ipocriti. Si parte, molti ciclisti amatoriali, ma una grande porzione purtroppo di ciclisti amatoriali parte dopata, è un doping chimico, c'è il doping meccanico, ma quello, beh, lasciamo perdere. Insomma, o si cambia qualcosa, o questo mondo che io, malgrado tutto, continuo ad amare, beh, è destinato a finire. Alla prossima. Ciao.